Messina Denaro, mamma, papà, il fratello di mia madre, mio zio Giovanni. Giovanni. E questo chi è? È Giovanni Losciuto, politico di Castelvetrano. Attualmente credo sia anche nella commissione antimafia. Lì, in quel portone, vive la figlia di Matteo Messina Denaro. Lorenza è nata e stata concepita durante la latitanza. Se lui lo arrestano, succede un casino, perché è lui il capo mafia. Se arrestano lui, si perde la mafia. Sparano? Sì, incomincia di nuovo. Lui è Matteo Messina Denaro, come dovrebbe essere oggi. Questa invece è la sua ultima foto segnaletica, che risale a un quarto di secolo fa. Il boss del mandamento di Castelvetrano è considerato tra i latitanti più ricercati al mondo, l'ultimo dei sopravvissuti in libertà di quella Cosa Nostra che decise e attuò la stagione delle stragi tra il 1992 e il 1993. Matteo Messina Denaro lo cercano dal 1993, 24 anni. Lo hanno dato in giro per il mondo, notizie in America, in Tunisia, ma tutti sono convinti che si nasconde da queste parti. Eccola qui, questa è la casa dove è cresciuto Matteo Messina Denaro. Qui viveva Francesco, il padre, Don Ciccio. Anche Francesco è stato latitante ed è morto da latitante. Eccolo, vedete, ancora c'è la scritta. È orgogliosa di suo marito? Sì. Di suo figlio? Altrettanto. Vivete soli? Sì, il paese, gli amici, anche i parenti, quelli più intimi ci hanno allontanato, perché la cultura delle persone qui è sempre la stessa. Siamo ritenuti infami, non ci salutano, ci evitano. Però sono orgogliosa che ci hanno avvicinato tante altre persone. Valeva la pena, sì? Sì. Sì, è morto con la coscienza pulita mio marito. Un bel giorno. La radio, hanno catturato Matteo Messina Denaro. Sarebbe felice, sarebbe un bel giorno per lei. Prima che succeda, spererei che lui si ravvedesse e pensasse, prima di tutto a sua figlia, che sta crescendo con questo peso anche lei sulle spalle. Vive qui a Castelvetrano? Sì. So che vive qui. La mamma, le sorelle che stanno soffrendo tutto questo anche per lui, per questa scelta che ha fatto. La mafia, cos'è? Una bestia terribile. A Castelvetrano tutti sanno che al secondo piano di questa palazzina nella strada principale del paese vive la figlia segreta di Matteo Messina Denaro. Eccola, ripresa tra amici in varie occasioni. Si chiama Lorenzo.